In diretta? Ok. Sì. Ciao a tutti. Aspettiamo che arriva qualcuno e poi iniziamo a fare gli inzupposi. Così come avete deciso voi nel piccolo sondaggio che abbiamo fatto sulla pagina, avete scelto fra gli inzupposi e le ciambelline, voi avete scelto gli inzupposi. Con mia sorpresa, però, gli inzupposi facciamo. Allora, c'è qualcuno? Regista, c'è qualcuno? Aspetta. Buonasera. Cosa? C'è qualcuno? Ok, allora, spero stiate tutti bene. Oggi prepariamo insieme gli inzupposi. Non vi preoccupate che poi durante la diretta riepilogherò tutti gli ingredienti. Allora, oggi li facciamo con la farina di tipo 1, però potete utilizzare qualsiasi tipo di farina che voi vogliate, che sia la farina 00, che sia la farina 0, la farina di tipo 1, la farina di tipo 2 o la farina di tipo integrale. Addirittura in questa ricetta potete inserire la semola rimacinata, se vi piace un sapore più rustico, e quindi il 20% della farina potete metterlo di semola rimacinata. Ora, alla farina, che in questo caso è farina tipo 1, aggiungiamo lo zucchero. Le dosi le troverete tutte nel link sopra la diretta. Lo zucchero e mescoliamo. Vieni, fai vedere da vicino nella ciotola. Lo zucchero, l'olio. Io sto usando l'olio extravergine d'oliva, ma voi potete utilizzare tranquillamente l'olio di semi se non vi piace il gusto troppo forte dell'olio extravergine d'oliva. Poi due uova. Un attimo che vi cerco così posso interagire di più con voi. Abbiamo messo le due uova. Poi mettiamo il latte, arrivo subito che vado a prendere il latte. Un attimo, tu riprendi qui. Allora, sciogliamo l'ammoniaca nel latte. Allora, prima parliamo un secondino dell'ammoniaca. Che cos'è l'ammoniaca? L'ammoniaca, vieni qua, fai vedere l'ammoniaca. L'ammoniaca è questa, non è il detersivo per fare le pulizie. L'ammoniaca è un agente lievitante, è bicarbonato di ammonio. Non vi preoccupate se lo utilizzate, non vi sto avvelenando, non morirete se mangerete le paste fatte con l'ammoniaca, state tranquilli, perché nell'altro video molte persone mi hanno accusata di volervi avvelenare. State tranquille, questa è l'ammoniaca, una bustina ne contiene 20 grammi, noi in questa ricetta ne useremo 10 grammi. Quindi sciogliamo l'ammoniaca con un po' di latte caldo. Adesso vedrete la reazione che avrà l'ammoniaca con il latte. Vieni più vicino. Guardate. Se non utilizzate il latte caldo, questo non avviene. Se non fa questa reazione, l'ammoniaca è scaduta oppure non farà il suo effetto. Quindi provate prima. Se vedete che l'ammoniaca non fa la schiuma, non la utilizzate. E poi la buccia di limone. Parliamo anche di questa cosa qui, della buccia di limone. Una signora scrisse un commento dicendo: "Che schifo!" Scusate la parola, però questo è il commento. Io non mangerei mai delle paste da latte con la paura di poter trovare dei pezzi di buccia di limone nell'impasto. La signora sta ancora aspettando che mi scriva l'indirizzo perché così gli regalerò un grattugino. Perché io non metto i pezzi di buccia di limone, si mette la scorza di limone grattugiata, un grattugino sottile. Solo la parte gialla, mi raccomando, altrimenti le nostre paste saranno amare. In questo caso che facciamo mezza scorza di limone. Vedete? Io ho preso solo la parte gialla.
l'ammoniaca l'abbiamo messa e adesso iniziamo a impastare aggiungendo un po' di latte alla volta. Non aggiungiamo tutto il latte tutto insieme, perché sennò poi non riusciremo a impastare bene. Un po' di latte alla volta. Cominciamo. Fai vedere l'impasto, vieni più vicino. Aggiungiamo ancora latte. Come vedete, il latte è caldo, così aiuta la lievitazione dell'ammoniaca. Aggiungiamo ancora. C'è qualche domanda? Cosa sono gli inzupposi? Sono dei biscotti da latte, chiamati inzupposi da Banderas. Così. Nella pubblicità, ecco perché li abbiamo chiamati tutti inzupposi, ma questi biscotti sono proprio che Banderas, scansati, sono più buoni, sono più naturali e soprattutto li abbiamo fatti noi. Allora, come vedete l'impasto già si sta formando senza nessuna difficoltà. Vieni più vicino. Adesso io raccolgo tutta la farina, aspetto ad inserire l'ultima parte di latte, perché potrebbe essere anche che non sia necessaria, perché il nostro impasto deve essere sodo. Adesso vediamo, ne aggiungo un po'. Allora, naturalmente, se utilizzerete una farina integrale, ci sarà necessità di un po' più di latte. Se utilizzerete una farina 00 meno grezza, sarà sufficiente il latte che avrò messo nella ricetta. Allora, l'impasto è pronto. Come vedete, mi ha avanzato un po' di latte. Non lo utilizzerò. Certamente non lo butterò. So già che qualcuno scriverà: e con quel latte che cosa farai? Lo butterai? Il nostro impasto è pronto. Fai vedere l'impasto un attimo, per favore. Sono 112. Che cosa? Sono 120. Allora, prendiamo un po' di farina e la mettiamo sulla spianatoia. Io per il momento ho ancora il guantino. Lo lavoro un po' l'impasto e poi se non mi dà fastidio lo tengo ancora. Prendiamo tutto l'impasto, lo mettiamo sulla spianatoia, lo raccogliamo tutto, questo lo metto qua, e lavoriamo un po' l'impasto. Non esageriamo ad aggiungere la farina, perché sennò andiamo ad alterare le dosi. Si vede bene? Lavoriamolo un po', così diamo il tempo alla farina di assorbire tutti i liquidi e di reidratarsi e all'ammoniaca di cominciare a fare il suo lavoro. Dimmi, c'è qualche domanda nel frattempo che io lavoro un po'? L'impasto? C'è una signora che è la prima volta che ci vede in diretta. Ciao, benvenuta. C'è qualcuno che non piace l'ammoniaca? Lo so, però per fare questi biscotti, allora innanzitutto l'ammoniaca è vero, ha un profumo eccessivo, però il profumo una volta aperto il forno va via. Nel biscotto poi voi non avvertirete, se sono ben cotti mi raccomando, non avvertirete il sapore dell'ammoniaca. Quindi si può fare il sacrificio per 10 minuti di un cattivo odore che comunque poi vi darà una fragranza, un sapore, cioè i biscotti saranno veramente buoni. So già la domanda che adesso farete: si può sostituire l'ammoniaca? No, per questi biscotti no. Pan degli angeli? No, alcuni dicono di mettere il pan degli angeli con un pizzico di bicarbonato. Io ho provato, il risultato cambia tantissimo, non sono affatto la stessa cosa, non cambia tantissimo. Allora, vedete l'impasto com'è? Non appiccica le mani. È pronto. Spero che si veda bene. Adesso li realizziamo insieme. Io metto un po' di farina qui e sposto il mio impasto qui.
Ora, siccome io ho le mani pulite e non sopporto e voglio sentire la quantità dell'impasto, colgo il guantino. Dimmi, c'è qualche domanda? Ci puoi ripetere gli ingredienti? Sì, allora, gli ingredienti sono 500 g di farina, però andate sempre a controllare il link, perché adesso può essere che per l'agitazione non io mi stia sbagliando. 500 g di farina, 150 g di zucchero, 100 ml di olio, 2 uova, mezza bustina di ammoniaca, che è questa, ripeto per chi è arrivato dopo, l'ammoniaca è questa, non è il detersivo per fare le pulizie. La buccia del limone e 150 ml di latte caldo. L'ammoniaca la dobbiamo sciogliere nel latte caldo, non aggiungete l'ammoniaca direttamente nella farina, mi raccomando. Ora realizziamo i nostri biscotti. Come realizzare questi biscotti? Che forma possiamo dare a questi biscotti? Scegliete voi. Potete prendere un panetto, così, stenderlo col mattarello. Io adesso mi sono dimenticata di prendere una formina, però vi voglio far vedere. Tu tieni, rimani qui, fai vedere qui. Rimani qui. Arrivo subito. Questa ho e questa vi faccio vedere. Arrivo. Non ho più niente. Vabbè. Allora, questo è il nostro impasto. Possiamo tranquillamente stenderlo col mattarello. Vedete? Più sarà sottile l'impasto e più saranno sottili i nostri biscotti. Se lo stendiamo col mattarello possiamo fare le forme che vogliamo e quindi magari divertirvi con i vostri bambini, fare le forme che voi preferite, farvi aiutare da loro, aggiungere degli zuccherini, fare gli occhietti con delle cioccolate colorate, potete fare quello che volete. Io ora vi faccio vedere questo, portata di mano, vi faccio vedere questo. Fate così. Si vede? Sì. E lo mettete nella teglia. Dove possiamo rivedere il video? Sempre sulla pagina. Al termine della diretta, Raffaele non parlare, al termine della diretta sarà sulla pagina e lo potrete vedere sulla pagina. YouTube? Dopo lo pubblicheremo anche su YouTube. Alla fine dirò tutto. Iscrivetevi. Voi iscrivetevi su YouTube così potrete vedere anche su YouTube. Allora, questi qui li facciamo col coppa pasta. Finiamo questo pezzo che ho steso e poi non vi voglio tenere troppo in diretta perché giustamente ci sono delle signore o dei signori che non hanno il wifi e quindi non possono tenere tutto questo tempo perché sprecherebbero troppi giga. I giga in questo periodo sono importantissimi per tutti, quindi non dobbiamo essere egoisti e pensare a tutti. Allora, abbiamo visto che possiamo stendere, possiamo prendere un pezzo di impasto, fare un filoncino così, dargli una forma quadrata, ovale, tonda, come volete voi, e fare un salsicciotto, un filoncino così e metterlo, questo qui possiamo fare direttamente così, nello zucchero, si vede? E poi lo mettete nella teglia, fai vedere la teglia qui. A questi qui invece potete li spennelliamo con il latte proprio per non fare così, se no si potrebbe fare anche così, facciamo così, però se li spennellate con il latte vengono un po' più belli. Poi li facciamo tutti. Poi dimmi qualche domanda. Sposare il bimbi? Sì, sposare il bimbi, quello che volete voi, la planetaria, quello che avete a disposizione. Passiamo sempre nello zucchero, così. Non mettiamo troppo vicini sulla carta forno perché questi lieviteranno notevolmente perché hanno l'ammoniaca. Oppure possiamo fare così, fai vedere, sto creando un macello. Per farvi vedere tutto sto creando un macello. Potete fare così. Come vedete l'impasto è perfetto, non si appiccica alle mani, non si appiccica al tagliere. Allora, li stendete un po' più sottili
tagliate, fate così e arrotolate e fate il simbolo dell'infinito. Passate sempre nello zucchero e mettete sulla carta forno. Oppure che altra forma particolare possiamo fare? Ah, possiamo rigarle con una forchetta. Fare così. Renderli. Non lo so se ci stanno seguendo anche dalla pagina, dal gruppo di Conversano. Se ci stanno seguendo, ciao a tutti, commentate e io poi vi rispondo a tutte le domande. Allora, fai vedere qui un attimo. Potete fare questo e fare così. E passare sempre nello zucchero. Se ci sono domande è il momento giusto per farle, perché io così nel frattempo faccio qualche pasta. Guardo io. Ma scusa, si mette anche il pan degli angeli? No, si mette solo l'ammoniaca. Non aggiungete nient'altro, perché l'ammoniaca è già sufficiente. E l'ammoniaca, mi raccomando, 10-20% rispetto al totale della farina. E infatti noi su un mezzo chilo di farina stiamo mettendo 10 grammi. Non so se adesso è il 10%, però stiamo mettendo 10 grammi. Non esagerate con la quantità di ammoniaca e soprattutto quando utilizzate l'ammoniaca dovete essere ben attenti alla cottura, che siano ben cotti. Non mi viene in mente nessun'altra forma da farvi vedere. Poi che altro? Vedo io i commenti. Adesso mi sono collegata agli ingredienti. Allora, gli ingredienti sono mezzo chilo di farina, 150 grammi di zucchero, anche lo zucchero potete utilizzare, lo zucchero di canna, 150 grammi di zucchero, 100 ml di olio, mezza bustina di ammoniaca, 2 uova, la buccia di mezzo limone, 150 ml di latte tiepido. Ma la ricetta la troverete nel link sopra al video in diretta. Cliccate su. Cliccate e troverete tutte le spiegazioni. Facciamo così. Così. Passiamo nello zucchero e mettiamo sulla carta forno. Si può entrare nel gruppo di Conversano? Si può? Entrare nel gruppo di Conversano, se di Conversano sai? Chiedete, fate l'iscrizione al gruppo se di Conversano sai e l'amministratore vi accetterà. Se non siete un fake. No, non è in questo il caso, se sono persone che seguono me non possono essere fake. E facciamo così. Se poi vogliamo dare la forma che ci ricorda quando eravamo bambini e li compravamo dal panificio, come il panificio dove li comprava mia nonna, fate così. Fai vedere un attimo per favore. Fate così, li schiacciate leggermente, così, così non lieviteranno troppo in altezza, ma rimarranno un pochettino più bassi, perché ognuno di noi ha le sue paturnie, c'è chi le vuole alte, c'è chi le vuole basse, c'è chi le vuole sottili, c'è chi le vuole più bianche. Comunque sempre poi li passate nello zucchero. Se ci sono altre domande, se no io completo, finisco di fare i biscotti e poi vi faccio vedere come sono venuti cotti, come dopo la cottura. Quanti biscotti escono? Dipende sempre dalla grandezza che voi farete. Naturalmente se fate questi ne verrà un numero, se fate questi ne verrà un altro numero. Non lo so quanti biscotti, non mi sono mai messa a contare i biscotti che escono. Di dove sei? Io sono di Conversano, provincia di Bari, città bellissima, splendida, stupenda, vi aspetto, venite a trovarmi quando tutto sarà finito. Ci vediamo sul castello, in mezzo al castello, sopra il castello, nel castello. Vediamo. La stessa una volta cotti, ecco, come li conservi
in un barattolo col coperchio, in vetro, in latta, in plastica, non mi piace in plastica, però se non c'è nient'altro va bene anche in plastica, però in vetro o in latta è perfetto, si conservano per tanto tempo, se sono ben cotte, mi raccomando, lo ripeto per l'ennesima volta, ben cotte, l'umidità all'interno non ci deve essere, altrimenti sentirete il sapore dell'ammoniaca e le paste non dureranno a lungo, non si conserveranno a lungo. Possiamo vedere che ammoniaca usi? Per vedere, liquida o in polvere? L'ammoniaca liquida io non l'ho mai sentita, l'ammoniaca liquida è detersivo. No! Non si usa ammoniaca questa. Ammoniaca. Adesso l'ha fatta anche la Pan degli Angeli, facciamo pure pubblicità la Pan degli Angeli, basta che non usate il detersivo. Pubblicità gratuita. Questa è di un'azienda di Conversano, però ripeto, la sta facendo anche la Pan degli Angeli, mi raccomando, usate quella in polvere, questa qui. Sono l'olio, io ho usato l'olio extravergine di oliva, voi potete utilizzare anche l'olio di semi. Quello che volete voi, se non vi piace. La stessa ricetta delle pastette onde che gonfiano? Sì, va bene, la forma può darsi. Quali sono le pastette onde che gonfiano? C'è una che ha fatto questa domanda. Non lo so, molto probabilmente sì. Una signora mi aveva chiesto, l'ammoniaca è fondamentale per la ricetta? Sì, l'ammoniaca è fondamentale perché dona fragranza e la giusta consistenza del biscotto. Se cambierete, metterete il lievito per dolce, avrete un biscotto ammassato che non sarà ben lievitato, perché in questi biscotti c'è bisogno dell'ammoniaca. Ripeto, la fa anche la Pan degli Angeli nel supermercato, non è velenosa, lo ripeto per chi si è messo in collegamento adesso, l'ammoniaca non è velenosa, io la mangio biscotti con l'ammoniaca da quando sono nata e sono arrivata a questa età grande e grossa come mi vedete, quindi state tranquilli, utilizzate l'ammoniaca. Il forno, allora, temperature a statico, ventilato? Allora, potete usare statico e ventilato, tutti e due i modi va benissimo. 180 gradi, ognuno si deve regolare in base al proprio forno. Nel mio forno ci stanno più o meno 15-20 minuti. Voi controllate il vostro forno, mi raccomando che siano ben cotti e ben dorati. Ora vi faccio vedere quelli che io ho fatto prima, che sono questi. Io ho fatto questi qui, sono sempre di farina integrale. Si vedono? Si vede bene? Sì, questi sì. Sono integrali. Questi sono integrali, farina anche integrale. Quelli che ho fatto io adesso erano di farina tipo 1. Naturalmente, lo ripeto per chi si è messo in collegamento adesso, potete utilizzare farina 00, farina 0, farina 1, 2 oppure integrale. Addirittura, se vi piace un sapore più rustico, potete sostituire il 20% della farina, 50 grammi, 80 grammi, di semola rimacinata. Se vi piace un sapore ancora più rustico. Questo è tutto. Per quanto tempo deve lievitare i biscotti? Devono lievitare? Eh sì, no. E perché devono lievitare? È un agente lievitante. Questo è un agente lievitante, come il Pan degli Angeli, che è istantaneo, immediato. Non c'è bisogno di lievitare. A contatto con il calore, lo sto dicendo io, a contatto con il calore, immediatamente lievita. Non c'è bisogno che stiano qui a lievitare. Non è il lievito di birra. Questo è un agente lievitante istantaneo, come il Pan degli Angeli. Tranquilli. Poi, sembra che per la prima volta ti seguo, sei molto brava a spiegare. Grazie. Grazie. Ora li preparo, grazie, bene. Se li preparate, mandatemi le foto che poi le pubblichiamo sulla pagina, naturalmente a vostro nome. Vi aspetto. Col cacao? Sì, allora, un'altra alternativa, brava che ha fatto questa domanda, potete aggiungere una parte di cacao, non esagerate, aggiungete solo 10 grammi di cacao. Non una parte? Una piccolissima parte, 10 grammi di cacao su mezzo chilo di farina, potete aggiungere le gocce di cioccolato, ho provato a farle con le noci e sono buonissime, le noci bastano 50 grammi su mezzo chilo, con le mandorle sono buonissime. Che altro si potrebbe aggiungere? In questo momento non mi viene in mente nient'altro. Tra le norme ci fu un baffo. Chi l'ha detto? Io. No, vabbè, solo tu potevi dire questa stupidaggine. Allora, stai rispondendo, cantia in polvere, sì. Mi sono persa la ricetta. Teresa, mi mio, tranquilla perché la ricetta rimane
sulla pagina pubblicata, la puoi rivedere. Comunque, sopra il video in diretta troverai il link, stai tranquilla. Iscrivetevi sul canale YouTube Ora di qua alla fine, aspetta. Cucina con me, Graziella. Vedo, sì, di nuovo, le ho appena ripetute. Sei bravissima, grazie. Se si vuole mettere meno zucchero, sfennellare la superficie con il latte e mettere un po' di zucchero sopra, io faccio così. Sì, si può fare tranquillamente. Potete mettere, che stiamo riprendendo? E Potete basta. mettere anche, meno zucchero nell'impasto. Tu mi devi seguire a me, regista, tu te lo avevi fatta te. Potete mettere anche meno zucchero nell'impasto. Se questo qui, per esempio, ci Regista, sono dirige. 150 grammi, potete arrivare a mettere fino a 120 grammi, se per voi sono troppo dolci. Tranquillamente. E poi spennellare con il latte e aggiungere lo zucchero sopra. Adesso vi faccio vedere. Aspettate un attimo. Riprendi l'impasto. Così vedono che nonostante stia... Siamo sul gruppo Non lo so se stiamo sul gruppo. se riconversano se qualcuno ci Qualcuno ce dà. lo dice se stiamo sul gruppo? Domiziano, ci sei? Allora, per esempio, vi faccio vedere. Questo è un pennellino in silicone. Bagniamo nel latte. Spennelliamo. Naturalmente questi vengono un poco più carini perché il latte fa sciogliere bene lo zucchero e che si caramellizza meglio. Dimmi. Se l'ammoniaca che rimane si può riutilizzare? E come cons si conserva? Allora, si conserva, chiudete bene la bustina così, prendete una bollettina e conservatela. Però può succedere che quando voi l'andate a prendere trovate vuota la bustina. Il spazio da 8. Non si dice. Sì. Trovate buona, vuota la bustina. Perché? Non lo so perché sembra che evapori, non so che cosa succede, evapora. Io, cioè, mi è capitato che pensavo di avere l'ammoniaca, sono andato, ho aperto la busta e sorpresa non c'era niente. Quindi se la dovete conservare, conservatela tranquillamente, ma non aspettate troppo per utilizzarla. Tutto qui. Però va conservata così, chiusa bene. Magari in un posto asciutto, non all'umido, così, non con l'umidità, così non si inumidisce. Questo è ciò. In Sardegna con quell'impasto aggiungono noci e uva passa. Ah, anche uva passa, Si però. chiamano Sì. papassini. Ciao Papassini. Sardegna. Ciao. Allora, come si chiama la signora? Graziella, come Ciao Graziella! te? Graziella Frau. Ciao Graziella Frau! Sì, mi segue tanto la signora, la conosco. Me la ricordo perché commenta spesso e mi segue. Allora, se vediamo se ci sono altre domande. Adesso mi manca la... No, aspetta di avere una Sì, carta a forno. anche su se riconversano sa. Ah, bene, ciao a tutti quelli di Conversano. Ciao. Per voi adesso vi ripeto la ricetta, un attimo solo. Sì, no, aspetta di avere la carta a forno, perché non so se sulla leccanda del forno si potrebbero attaccare. Aspetta per sicurezza. Sei pugliese? Di dove? Con precisione. Sono di Conversano, in provincia di Bari. Allora, per quelli di Conversano che stanno seguendo, stiamo facendo gli inzupposi. La ricetta è questa: 500 g di farina, 150 g di zucchero, 2 uova, 100 ml di olio, la buccia di un limone, mezza bustina di ammoniaca, 150 ml di latte tiepido. Comunque poi se commentate io vi rispondo a tutti, anche nella pagina commentate risponderò a tutti. Tanto a casa dobbiamo stare, questo devo fare. Poi, io sto indietro con i commenti. Allora, ti saluto un po' di saluti vari, Milano, Sì? Cagliari, Ciao Marica. Lombardia, Ciao Sheila! Piemonte. Sheila! Ciao Sheila! Non la vedo uscire, dov'è? La vedo io. Ciao Anche i Sheila! mirtilli secchi? Sì, anche i mirtilli secchi potete utilizzare. Scatenatevi voi. La cucina deve essere una cosa tranquilla, di gioia. Non vi dovete fossilizzare nel seguire la ricetta, la lettera. Le dosi del... Allora, in pasticceria le dosi le dovete seguire alla perfezione. Perché soprattutto per i dolci, anche una pasticcera e il pan di Spagna, basta sbagliare un po' le dosi e il dolce non riesce. Però, se voi volete utilizzare la farina 1, tranquillamente la potete utilizzare, aggiungere, potete aggiungere qualsiasi cosa, le gocce di cioccolato, ho detto, le noci, le mandorle, l'uvetta, come ha detto quella signora, tranquillamente. Nel dubbio, fate un commento e Graziella vi risponderà. Ciao da Milano. Bene, allora, penso che abbiamo detto tutto. Ah, la taglia, no.
Alternativa alla carta forno, se si può spolverare con la farina per non attaccare. No, aspettate di avere la carta forno. Ci spieghi? Perché se mettete la farina si brucerà e quindi farà un cattivo odore e sotto al biscotto si brucerà. Ora io penso che la leccarda del forno, quella nera, potete utilizzarla. Magari provate a mettere, non posso dirvi provate a mettere due biscotti, perché se poi si attaccano che fate con l'impasto dei biscotti? Aspettate di avere la carta forno, magari non lo so, potete passare un po' d'olio sulla leccarda, però ho paura che faccia il fumo. Io vi sto dando delle alternative, però non so se siano valide. Provate. No, non provate, perché no. Sennò poi, se avete l'impasto e non riuscite ad utilizzarlo, che cosa fate con questo impasto? Non voglio che nessuno butti niente con le mie ricette. Saluti dalla Sicilia, Torino. Va bene, ciao. Cagliari, Gargano. Giacomo Carso, grande regista. Complimenti, la solidarietà maschile. Cottura a forno statico ventilato. Abbiamo detto che potete utilizzare sia statico che ventilato tranquillamente. Ciao, ma olio d'oliva? Sì, olio di oliva oppure olio di semi. Quello che preferite. Io in questo caso ho utilizzato l'olio extravergine di oliva, però potete utilizzare anche l'olio di semi tranquillamente. Esatto, brava Lucia Salvelli. Sulla leccarda del forno non va bene perché lo zucchero si scioglie e rimarranno attaccati. Ecco, non va bene. Aspettate di avere la carta forno. Aspettate. Io li ho fatti così e non si attaccano. Sorpresa! Wow! Cioè, vabbè. Va bene, dai. Se i consigli sono. Dovete provare, poi magari leggetevi anche i commenti, così. Giovanna Massari Malpete, no, non provate, però lo dice ridendo. Va bene, ok, penso che siamo stati chiari, abbiamo detto tutto. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima volta. Regista, aspetta, stai zitto, se no ti metto un riepilogo bavaglio. Riepilogo generale, poi non faccio nessun riepilogo, perché è quanto tempo che stiamo in diretta? Già è troppo, i giga si sciupano. Lo io vedere. So cosa devo fare, stai buono. Allora, ve lo dico. La prossima diretta potrebbe essere mercoledì, sicuramente sarà mercoledì. Mercoledì decidiamo se fare gli gnocchi oppure una crostata velocissima insieme senza burro con l'olio extravergine. Ora farò un sondaggio più tardi oppure al massimo domani e voi deciderete se fare gli gnocchi, li facciamo insieme, oppure la crostata. Ora vi saluto e vi do appuntamento la prossima volta. Se vi è piaciuta questa video ricetta, condividetela sul vostro profilo, invitate i vostri amici a condividerla, iscrivetevi sul mio canale YouTube e mettete un like se cucina vi piace la ricetta. Ah, certo, se il mio canale YouTube si chiama come me. La prossima volta cambio regista. Okay. Allora, vi saluto, alla prossima volta. Grazie a tutti, ciao! Ciao! E aspetta, su Conversano! Ciao Conversano, scusate ma io devo salutare anche Conversano poi mi raccomando, vi rispondo sotto i commenti perché purtroppo non sapevo di essere, se ero in diretta e quindi non sono venuta a controllare, comunque poi vi rispondo nei commenti sotto al gruppo, ciao a tutti, ciao Mattia, siamo le di zia, ciao! Ciao a tutti!